Ed eccoci ancora con il nostro HR Forum, peraltro con l'ultima tavola rotonda di questa giornata, che però racchiude due termini che abbiamo anticipato poco fa e che possono andare a conclusione di una giornata veramente interessante, importante e che accende i riflettori su aspetti che ormai non possono essere assolutamente esclusi. E ci riferiamo a quelli che leggiamo in sovrimpressione. Titolo della nostra tavola: Diversity and Inclusion Management, valori e bisogni del capitale umano aziendale. Parliamo quindi di diversità e inclusione, in cui ovviamente le risorse umane giocano un ruolo fondamentale, perché bisogna aggrapparsi a questo per creare nuove opportunità. In realtà non mi piace chiamarla una sfida, perché spero, e lo capiremo all'interno di questa tavola rotonda, che sia una sfida già colta e già presa in pieno. Anzi, dobbiamo cercare di farla diventare un qualcosa di più strutturale, cioè capire come la valorizzazione delle diversità possa generare valore proprio per l'impresa. Parliamo di un lavoro, di un ambiente di lavoro che diventerebbe sempre più inclusivo e che porterebbe a una maggiore soddisfazione di chi ci lavora e di conseguenza a una maggiore produttività, quindi con risultati sempre maggiori per l'impresa di riferimento. Ne parliamo con Emanuela Mastropietro, esperta di politiche del lavoro e di studi di genere, coordinatore interventi ANPAL Servizi. Emanuela, grazie per essere con noi, ben trovata. Buonasera a tutti. E saluto e ringrazio naturalmente per essere con noi Enrico Martinez, direttore sviluppo e innovazione sociale Hewlett Packard Enterprise. Enrico, è un piacere ritrovare anche te. Anche per me, buonasera a tutti. E allora, questi sono temi davvero che portano anche a ragionare con una sensibilità di un certo tipo, però vi chiedo subito questo prima di andare a una domanda un po' più specifica. Io mi auguro, Emanuela, che non sia, cioè, o meglio, la sfida sia già stata colta dalle nostre imprese italiane. Cosa mi rispondi a questo? Proprio in un flash, poi chiedo la stessa cosa a Enrico e poi iniziamo. Sì, è stata colta, ovviamente io ho un punto di vista molto generale, lavorando in partnership con il Ministero del Lavoro e non è stata proprio colta da tutte le aziende. Ci sono ovviamente dei settori, degli ambiti anche di imprese che hanno difficoltà a cogliere alcuni mutamenti e trasformazioni culturali importanti. Adesso andremo a vedere quali sono ancora queste barriere culturali che ci dividono dal raggiungimento pieno dell'obiettivo. Enrico, cosa ne pensi tu? Io rappresento un punto di vista alternativo, che è quello delle grandi multinazionali come Hewlett Packard Enterprise, dove il tema della diversità ovviamente viene trattato e messo al centro molto spesso di tutte quelle che sono le politiche anche organizzative. Perché per natura sono aziende globali, sono aziende che devono fare della diversità una ricchezza affinché poi possano essere produttive sul territorio. Ok, allora torno da Emanuela, peraltro continuiamo a ricalcare questo primo aspetto che abbiamo anticipato. Emanuela, dal tuo punto di vista esistono, e in parte mi hai già risposto, molte barriere culturali e perché a tuo parere quali sono e quali sono le differenze con altri paesi sul tema proprio di diversity e inclusion? Io vorrei puntare l'attenzione su una delle diversità, diciamo, più eclatanti, no? Che è quella di genere tra uomini e donne, in cui il nostro paese fa registrare un certo ritardo. E il ritardo è proprio legato al fatto che non stiamo cogliendo una trasformazione culturale importante. Le nuove generazioni di uomini e donne sono portatrici di valori uniformi. Il modello tradizionale che vede l'uomo che si realizza completamente nel lavoro e la donna che si realizza pienamente nell'ambito familiare sta un po' segnando il suo tempo. Sempre di più si parla di dual career family, sempre di più i valori e il tempo dedicato al lavoro e al non lavoro tende ad essere più equo tra uomini e donne, quindi entrambi vogliono realizzarsi, impegnarsi con lo stesso tempo e lo stesso valore nel lavoro e nella vita personale e familiare. Ma non tutte le aziende sono ancora pronte a cogliere, ma anche i servizi, le politiche. È ancora considerato normale che una donna lavori part-time perché si deve dedicare anche alla famiglia, ma se un uomo prende un congedo, vuole dedicarsi di più
a ambiti anche non professionali viene considerato stravagante o comunque non completamente dedito al lavoro, mentre questa è una ricchezza che entrambi si vogliano realizzare su tutti e due gli ambiti, e questo presuppone che le aziende non possono più, diciamo, impostare un'attività considerando il tempo di lavoro esclusivamente legato alla produzione, ma includere anche il tempo del non lavoro per cercare di, certo, di poter rispondere a questa doppia esigenza. Ma, e su questo, sì, diciamo, i dati anche sulla partecipazione femminile al lavoro ci fanno, certo, ci fanno riflettere molto sul fatto che c'è ancora da lavorare. Ma posso essere anche un po' più cattivella, non so se sei d'accordo, Emanuela, ma non solo appunto magari gli uomini tendono a non scegliere, no? Questioni alternative appunto al lavoro stesso, ma se lo fanno appunto non solo sono guardati un po' storti, in modo storto, ma magari non troppo velatamente viene pensato, cioè si pensa, ah, ma come la moglie, la compagna permette a lui di farlo al posto di farlo lei, no? Quindi è qui il fatto che volevo essere un po' più cattivella, questo a dimostrazione che appunto, come dicevi tu, c'è ancora molto da fare. Sei un po' d'accordo anche su questo aspetto? Sì, non si capisce perché se un uomo si dedica ai figli viene denominato mammo, e se una donna è forte nel lavoro, viene dedicata al lavoro, diciamo, si attribuiscono altre caratteristiche tipicamente maschili. Cioè, l'uomo, ci sono dei dati che dimostrano, tipo ad esempio il 70% dei nuovi padri, dei giovani padri europei, è disposto a ridurre la propria retribuzione pur di avere una vita completa che preveda un percorso di lavoro, di soddisfazione, ma anche la possibilità di avere tempo per la, certo, famiglia. Certo, assolutamente. Non sì. Si tratta, diciamo, di imporre qualcosa che non è sentito, no, anzi. Di assecondare una voglia di vivere, diciamo, il lavoro e il non lavoro in modo più equo e equilibrato da parte. Ma certo, dovrebbe essere un processo naturale, cioè così come lo è sempre stato per la donna. Allora, sentiamo la voce appunto di Enrico Martinez a questo punto, con l'esperienza di una multinazionale, come diceva prima, no? Quindi con un altro occhio, al di là di avere l'occhio maschile, non femminile, ma insomma anche magari ha osservato altre questioni. Enrico. Io non posso che essere d'accordo con quello che state dicendo. La verità è che fin tanto che continueremo e continuiamo a fare differenze di genere basate su un'idea anche pregressa, anche direi ormai vecchia, stantia, della suddivisione dei compiti in base a attitudini, allora andiamo veramente da nessuna parte. Parliamo della questione mamme e papà, ad esempio, perché mi piace molto l'esempio che state facendo. Allora, fin tanto che continuiamo ad affrontarla con questa dicotomia di genere, le cose non funzionano. Diverso è se la affrontiamo da un punto di vista più ampio di genitorialità. All'interno della mia azienda, Hewlett Packard Enterprise, ad esempio, abbiamo voluto affrontarla da un punto di vista di genitorialità e abbiamo avviato una politica da diversi anni, e credo senza smentita di essere gli unici in Italia che danno 26 settimane, sono più di 6 mesi, di congedo parentale retribuito alle neomamme e ai neopapà, perché il punto nodale è quello di non fare una differenza di genere, ma assicurarsi che per il benessere del bambino è risaputo che i primi mesi di vita sono importantissimi nell'avere, ecco, il complesso familiare vicino. Avere questa opportunità di avere la mamma e il papà entrambi a casa per questo periodo finisce con influenzare molto positivamente la vita di entrambi e della famiglia. Poi non importa che il figlio sia naturale o adottato, perché il punto nodale di nuovo è la genitorialità. E guardate, l'esperienza che noi stiamo vedendo con i nostri colleghi papà, se vogliamo fare, ecco, la differenziazione, con i colleghi papà che si assentano, è meravigliosa, perché poi portano in campo, a ritorno da questo periodo di assenza dall'ufficio, una serie di competenze, ma anche serenità, che sono grandissime, sono una ricchezza per l'azienda. Aggiungo un pezzettino:
Perché queste cose funzionino, ed è qui il punto nodale dove dobbiamo stare attenti, non bisogna fare delle policy, non basta fare la regola, ma bisogna creare la cultura. Perché se Sì. c'è la cultura, poi uno si assenta dall'azienda sereno che la cosa sia fattibile. Se invece se ne va pensando che questa cosa poi viene vista È male, vero, è è un vero. tratto culturale che È vero. distrugge. Assolutamente, sono d'accordissimo e non avrei saputo dirlo in questo modo, nel senso che proprio lì, perché anche se c'è la regola e sappiamo che possiamo farlo, ma se non è proprio nel DNA, no, di tutti, allora dopo rimane qualche resistenza. Infatti non a caso abbiamo parlato di barriere culturali. Enrico, rimango ancora da te in realtà, perché a questo punto ti chiedo subito quale azione concrete possono essere intraprese per impostare questi nuovi modelli di leadership che vadano proprio anche a includere diversità, inclusione, appunto, ripetiamo questa parola, cioè quali sono le skills più importanti anche che bisogna ricercare nei dipendenti e di chi collabora con un'azienda? Io parto da un assunto, che la diversità è un dato di fatto, mentre invece l'inclusione è una scelta. Bisogna essere consapevoli e volere desiderare di includere, ma il desiderio affinché sia reale non può essere cosciente, deve essere un dato di fatto anch'esso, cioè deve diventare più che un'attitudine, una normalità. Ecco, io penso che più puntiamo il dito sulla differenziazione, andando a sottolineare quello che è un elemento che in modo dicotomico taglia un aspetto rispetto all'altro, più in qualche modo tendiamo a rinforzare questa dicotomia. Che cosa fare? Qui di nuovo l'aspetto culturale gioca tantissimo. Perché? Perché creare quello che è il territorio, l'humus fertile dove puoi mettere i semi che fanno crescere le attitudini, credo che sia l'impegno più ampio e più importante che devono assumere le aziende. Ma non solo perché è giusto, perché è etico, perché è morale, perché tra virgolette è di moda. No, è anche una questione di business in certi modi, in certi sensi, perché lavorare in un ambiente dove c'è molta diversità vuol dire lavorare in un ambiente ricco, dove c'è un'influenza da parte di persone con culture diverse, generi diversi, religioni diverse, pensieri diversi, e queste forme alternative generano una panoramica di visione e per affrontare i problemi che è sicuramente molto più ampia rispetto a un punto di vista monotematico, allineato su un imprinting che insomma, è un po' sempre lo stesso. Quindi per Certo. finire sulla tua domanda, cosa dare? Dare gli elementi che possano favorire lo sviluppo di questa cultura. Assolutamente sì, Emanuela. Allora, stiamo parlando di un mercato del lavoro che è sempre più ibrido e fluido. Ci dobbiamo però aggiungere anche un altro aspetto, sia all'interno di imprese pubbliche, private, ma anche di amministrazioni pubbliche, esiste un mix generazionale, quindi ovviamente quando parliamo di diversità parliamo anche proprio di diversità generazionale e chiaramente parliamo di persone al di là dell'età con formazione differente, anche con un modo di rapportarsi alla realtà, al mondo del lavoro differente. Ne abbiamo parlato anche in altri punti di questa mattinata, cioè anche solo cambia il modo di affrontare anche banalmente il colloquio di lavoro, no? O anche il modo di comunicare determinate esperienze personali, come si gestisce questa eterogeneità e come automaticamente si possono garantire equità e coinvolgimento di tutte le persone, perché tutte sono diverse, appunto, sempre di più. Sì, la diversità, come ci ricordava anche Enrico Martinez, è una ricchezza di creatività, in termini di creatività, in termini di modo di vedere le cose, ma produce anche una grande opportunità in termini concreti. Avere una popolazione lavorativa differenziata da un punto di vista sociale, anagrafico, territoriale e anche di condizioni.
chi ha famiglia, chi non ha famiglia, chi è giovane, chi è meno giovane. Di fatto è una grande opportunità. Le aziende, ma anche le amministrazioni, i servizi hanno sempre di più l'esigenza di allungare il ciclo produttivo, di dover rispondere a mercati internazionali, di dover quindi realizzare un'attività via via più flessibile, sia in relazione ai servizi che in relazione alla produzione. E avere una popolazione differenziata significa avere diverse esigenze, ad esempio di orari, e quindi la possibilità di poter allungare gli orari di lavoro creando diversi turni, venendo incontro alle esigenze delle diverse persone, no? Lo studente che magari lavora e che vuole comunque frequentare il corso la mattina preferirà lavorare la sera, i genitori con i bambini magari al mattino, per cui si possono, con un coinvolgimento, si può trarre dalla diversità un grande beneficio in termini proprio di leva per aumentare la produttività, per venire incontro alle esigenze del lavoro e del non lavoro. La diversità è una ricchezza sia in termini di creatività, di innovazione, ma anche praticamente permette di ampliare il set delle soluzioni, venendo incontro alle esigenze differenziate. Certo, e c'è un elemento che è imprescindibile anche quando si parla di età, che è la tecnologia, nel senso che ci sono adesso ormai nativi digitali, ci sono persone invece che hanno dovuto imparare, no, a prendere confidenza con la tecnologia. In questo senso, e riparto da Enrico, ma poi voglio sentire, cioè mi piacerebbe sentire anche Manuela su questo, la tecnologia facilita il cambiamento oppure rischia di acuire le differenze di cui parlavamo poco fa? Ah, la tecnologia sostanzialmente è uno strumento, deve essere utilizzato e utilizzato per il meglio. Giustamente tu dicevi, esistono i nativi digitali, esistono anche i cosiddetti migranti digitali, cioè persone che in qualche modo hanno dovuto misurarsi con i cambiamenti che sono stati apportati dalle innovazioni, dalla trasformazione digitale, per poter, ecco, in qualche modo adattarsi a quello che è il nuovo mondo. È chiaro, tornando sul tema della diversità, che se dispongo solo di martelli, tutti i problemi somiglieranno a dei chiodi e quindi avrò una visione anche molto limitata rispetto ad avere un set di strumenti diversi che mi permettono di affrontarli con più interesse, con più opportunità. E la tecnologia va utilizzata, ma va pensata, soprattutto se penso a quelle innovative. Parliamo di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta penetrando in un modo massivo in tantissimi campi, che è un bene perché ci permette di risolvere facilmente dei compiti che altrimenti sarebbero stati molto complessi, soprattutto da raggiungere con la programmazione classica. La differenza è che nella programmazione classica c'è un signore che definisce quello che deve fare il programma. Con l'intelligenza artificiale invece c'è una scatola nera, cioè si istruisce questa scatola con dei casi, con degli esempi, e poi la scatola da quegli esempi definirà qual è il risultato concreto. Questo è importante a proposito di diversità e inclusione, perché se questa intelligenza noi la istruiamo con degli elementi che non sono relativi al mondo della diversità, ma che sono monovisione, che fanno disparità di genere, ad esempio, il risultato che ne verrà fuori sarà un risultato influenzato da questa disparità e quindi ci sarà un bias cognitivo all'interno del prodotto dell'intelligenza artificiale. Quindi bene usare questi strumenti, bene usare la tecnologia, ma non usiamo solo i tecnici, mettiamoci dentro anche i filosofi, i sociologi, gli etologi, le persone che sanno poi come indirizzare questa tecnologia al meglio. Sì, perché poi guarda Enrico, mi è venuta in mente un'altra associazione, poi anche con Emanuela riparto da qui, cioè prima si diceva non solo regole, ma ci vuole la mentalità, quindi l'approccio culturale giusto. Probabilmente questa diversità di cui stiamo parlando, anche che è fatta da generazioni diverse, sempre di più, no? Che si uniscono.
potrebbe aiutare anche andare a cambiare il nostro approccio culturale, che sappiamo essere l'aspetto più complicato, no, da modificare, perché è fatto di abitudini, perché è fatto di preconcetti, insomma, di tante cose che ovviamente per scardinare sono più lunghi come processi. Però ecco, forse questo ci può aiutare, cioè proprio la diversità può aiutare anche, no, credo Enrico, a modificare la nostra mentalità, appunto. Assolutamente, può aiutare e aiuta molto se è sostenuta, di nuovo, torniamo sul punto precedente, da una cultura che la sostiene, che la Eh sì, sottende. eh sì. In questo credo che le aziende, soprattutto le grandi aziende, hanno un compito dal quale non possono esimersi. Siamo reduci da un mese, dal 22 ottobre al 22 novembre, in cui c'è stato un grande evento, si è chiamato 4 Weeks for Inclusion, 4 settimane sull'inclusione, dove oltre 200 aziende, grandi company italiane, si sono susseguite in questa settimana di eventi per discutere e portare esempi sull'innovazione basata sull'inclusione della diversità. Ecco, questi esempi concreti mi fanno ben sperare, vuol dire che quantomeno una direzione di cultura della diversità comincia a essere presente nella nostra società, rappresentata dalle grandi aziende. Certo, si comincia a respirare un pochino di più. Allora, comincia a diventare un po' più strutturale, che è la parola chiave. Emanuela, partiamo da questo e poi ci buttiamo sulla tecnologia. Ci chiedo anche a te rispetto al tema della mentalità, no? E dell'unione diverse di persone, sempre più eterogenee, che quindi portano a considerare il mercato del lavoro sempre più fluido e appunto variegato. E poi stessa domanda rispetto alla tecnologia, se può aiutare o se invece rischia, magari anche se quando viene utilizzata male, no, di acuire queste differenze. La tecnologia aiuta inevitabilmente, ci ha sempre aiutato nel corso del tempo, ma non deve essere ovviamente un fine oppure intorno alla tecnologia costruire poi delle politiche, no? C'è sempre una sostanza, no? La tecnologia è uno strumento, aiuta. A me mi è capitato di vedere e di lavorare con piccole aziende che producevano scarpe, ad esempio. In alcuni casi ho visto dei piccoli robot che combinavano l'attività, diciamo, meccanica robotica con un'attività artigianale. In altri contesti, aziende anche simili utilizzavano altri tipi di strumenti, no? Quindi l'importante è sapere dove si vuole andare, che cosa si vuole realizzare. A volte invece c'è una forte, diciamo, fiducia nel fatto che la tecnologia possa sostituire, di fatto, non dico sostituire il lavoro, ma sulla tecnologia si fondano poi, no, le politiche aziendali o le politiche anche del lavoro in ambito pubblico. Insomma, lo smart working sta diventando in alcuni contesti un aspetto un po' critico, nel senso che il ritorno al lavoro combinato con lo smart working in alcuni contesti sta producendo delle situazioni un po' paradossali, per cui uno quando non è in ufficio e lavora in smart working, lavora per obiettivi, quando torna in ufficio timbra il cartellino e lavora per la presenza. Quindi, insomma, la tecnologia può apportare un forte cambiamento, in questo caso produce una nuova organizzazione del lavoro, e a quel punto la nuova organizzazione del lavoro deve funzionare fuori e dentro l'azienda. Quindi Assolutamente. nell'adottare le tecnologie poi a volte si producono dei mix un po' paradossali. Assolutamente sì. Beh, sul discorso della mentalità, insomma, ne abbiamo parlato già prima, non so se vuoi aggiungere qualcosa anche rispetto a quello che diceva Enrico, cioè del fatto che le regole magari ci sono, però poco servono, no? Se non si rende propria questo tema, se non si rende Sì, proprio e questo tema. soprattutto se non si mantiene, diciamo, solido la sostanza dell'obiettivo del servizio, l'obiettivo della produzione. A volte ci capita, soprattutto nei servizi pubblici, di rispondere alle regole di un software piuttosto che alle esigenze reali, no? E queste cose a volte sono, diciamo, paradossali, hanno a che fare anche con mettere in campo, ingaggiare una mentalità e una cultura che
Non deve forzare le persone a rientrare nelle fattispecie del software, ma al contrario, no? Serve il filosofo, serve chi Certo. progetta il software che riesca a includere nel software la realtà per quello che serve nel migliorare la gestione del servizio da parte del software o di una tecnologia, Esatto, cioè esatto. la dimensione poi. Di dove si vuole andare a parare è fondamentale per utilizzare la tecnologia per aiutarci, diciamo, nel far funzionare meglio le cose. A Certo. volte invece ci incastriamo su questo e quindi Sì, ci e ci sentiamo incartiamo un po', rispondere: non è esatto. previsto dal sistema, dice, ma io esisto, la Sì, mia sì, sì, situazione sì, sì. esiste anche se il sistema Ecco. non lo prevede. Un'ultima battuta per concludere l'intervento con voi, Emanuela, su quello anche che dicevo, come premessa di questa tavola rotonda, cioè, peraltro noi stiamo parlando proprio di come si possa raggiungere un ambiente più inclusivo che poi di conseguenza può creare maggiore soddisfazione e aumentare la produttività delle aziende. Quindi anche, voglio dire, poi non solo beneficiano le aziende, non solo beneficiano le persone, ma proprio tutto il sistema paese, no? Ma proprio in conclusione, so che come dire, una conclusione magari retorica, però insomma, neanche più di tanto, visto che siamo partiti dicendo che dobbiamo ancora fare tanti passi avanti. Emanuela. Sì, e sì, ci sono tutto quello che abbiamo detto, ad esempio fare attenzione al tempo di lavoro e del non lavoro, laddove nei paesi e nelle aziende dove si fa si sono visti degli effetti importanti, non solo in termini di produttività, di produzione, ma a livello territoriale, a livello familiare, la maggiore. Anche performance educativa dei figli, ci sono degli effetti di carattere sociale, economico che vanno al di là, diciamo, di quella che è la politica specifica, Sì. sulla maggiore inclusione. Gli effetti sono dirompenti, a livello proprio generale, quindi, questa è una direzione che è stata dimostrata nei paesi dove queste pratiche sono tendenzialmente più diffuse, produce una ricchezza Ah generale sì, anche in ah sì. termini di lungo periodo. Assolutamente sì. Enrico Martinez, un'ultima battuta da parte tua. La diversità, lo dicevamo prima, è un fatto, l'inclusione è una scelta e se è una scelta dobbiamo tutti quanti muoverci in quella direzione individualmente e la cosa bella è che la sensibilità su questi temi, soprattutto nelle ultime generazioni, molto più forte, no? Si sente, ma anche a livello di grandi imprese, anche a livello di operatori nazionali. E se questa sensibilità riusciamo a volgerla nella direzione della creazione di una cultura diffusa, beh, allora abbiamo messo veramente i semi giusti e possiamo muoverci con più serenità nella direzione di un mondo più sostenibile, più giusto e più equo. Allora, grazie naturalmente a Emanuela Mastropietro, esperta di politiche del lavoro e di studi di genere, coordinatore interventi ANPAL Servizi, e grazie a Enrico Martinez, direttore sviluppo e innovazione sociale Hewlett Packard Enterprise, per questa interessante tavola rotonda e questo interessante contributo. Grazie a entrambi. Ed è con noi adesso Luciana De Laurentiis, Head of Corporate Culture and Inclusion di Fastweb. Luciana, bentrovata, grazie per essere con noi in questa giornata. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Buongiorno Luciana, allora riprenderò ovviamente alcuni dei temi che sono stati affrontati con gli altri due relatori per approfondirli anche con lei. Io partirei proprio dal primo spunto che poi è stato messo sul tavolo in questa tavola rotonda, cioè all'interno di imprese e pubbliche amministrazioni oggi esiste effettivamente questo mix generazionale molto variegato, quindi abbiamo persone con età differenti, formazioni differenti, provenienze differenti, che però devono collaborare tutti. Devono lavorare tutti per un unico obiettivo, ovviamente. Le chiedo, e chiedo anche a lei, perché ripeto, è un tema che è già stato affrontato, come si gestisce questa eterogeneità e come allo stesso tempo si può garantire equità, fondamentalmente, perché è quello che serve sopra ogni cosa. A lei.
Certo, è vero, questa è la prima epoca nella storia dell'essere umano in cui si trovino così tante generazioni a lavorare insieme. Perché la prima volta? Intanto perché si è allungato il tempo della vita e si è allungato anche il tempo del lavoro da una parte. Dall'altra, le generazioni cambiano più frequentemente. Oggi tra generazione Z e generazione Y ci sono meno di 15 anni di scarto, di differenza. Prima le generazioni avevano una durata più lunga. E quindi, come dicevate giustamente, c'è una coesistenza, una convivenza tra generazioni diverse che lavorano insieme per uguali obiettivi. Se sono uguali gli obiettivi, sono a volte però diversi gli stimoli alla motivazione, per esempio, oppure sono diverse le modalità di reazione alla leadership. Sono diversi spesso i bisogni, le esigenze in base all'appartenenza generazionale rispetto a servizi di welfare, servizi di well-being che oggi le aziende mettono a disposizione dei propri dipendenti. Questo non fa differenza anche in fast web, anche da noi c'è una convivenza fra le differenze e questo è salutare per qualunque ente, per qualunque organizzazione. Noi siamo certi che è proprio dall'incontro tra le differenze che si crei nuovo valore e la differenza generazionale è proprio uno di questi. Faccio qualche esempio pratico per capire di che cosa stiamo parlando. Noi Certo. siamo in un'azienda ad alto impatto tecnologico, ma se prendiamo un ingegnere che si è laureato nei primi anni 70 e un neolaureato che arriva qui in questi mesi, subito dopo il master universitario o comunque la laurea magistrale, vedremo due approcci molto diversi tra di loro, perché il primo ha un approccio di competenza estremamente verticale, che sceglie un carotaggio rispetto ad un tema molto specifico. Gli studenti che arrivano oggi come neolaureati hanno spesso un approccio che surfa tra le competenze, rimane a un livello più orizzontale, magari riesce a fare più connessioni fra le cose, ma difficilmente ha l'abitudine a quella verticalizzazione che era tipica di chi si laureava in ingegneria nelle decadi precedenti. Ora, come sempre, stiamo facendo delle generalizzazioni. È chiaro che ci saranno ingegneri giovanissimi e super verticalisti e ingegneri della prima ora che invece surfavano già fra le competenze. Certo. Questo è evidente, ogni persona è diversa, però noi stiamo facendo adesso una considerazione appunto generalizzata su ciò che in qualche modo caratterizza le diverse epoche e le diverse generazioni. Questo è un esempio molto pratico. Un altro esempio pratico è che l'approccio alla leadership e alla gerarchia da parte delle nuove generazioni è molto diverso rispetto ad un tempo. La nuova generazione che si avvicina al mondo del lavoro non rispetta il capo in quanto capo o in quanto avente il cappello di responsabile. La nuova generazione generalmente cerca l'autorevolezza, non l'autorità, e riconosce nella leadership solo l'evidenza dell'autorevolezza e della capacità manageriale. E quindi questo è uno di quegli aspetti che i leader e i manager dovrebbero tenere sott'occhio, non pretendere di essere rispettati in quanto tali, ma capire che c'è una differenza di approccio, che negli anni questo approccio è cambiato anche per l'effetto della consumerization, no? Di quello che avviene fuori. Se io fuori, in qualità di consumatore, posso in qualunque momento confrontarmi con l'azienda di cui sono cliente a un livello di peer e posso dire la mia anche nei confronti dei politici rispondendo ai loro tweet, posso dire la mia in qualunque occasione. Poi cosa succede? Arrivo in azienda e non posso rispondere perché c'è un problema gerarchico, non posso Certo, dire la mia certo, perché devo prima scalare le gerarchie. Ecco, questo non funziona certo. più. Si perde la ricchezza di cui parlavamo in apertura, no? Perché poi è proprio questo, un mondo che è diventato sempre più variegato. Però mi sorge spontanea questa domanda, visto che al centro di tutti i cambiamenti c'è l'innovazione digitale e la tecnologia, in questo contesto variegato, la tecnologia,
facilita il cambiamento oppure rischia di mostrare ancora di più le differenze? Io credo che la digitalizzazione favorisca sempre l'inclusione. Questo lo credo, certo, probabilmente perché lavoro in un'azienda a forte impatto tecnologico, però ne posso vedere gli effetti e gli stimoli in maniera diretta. Proviamo a pensarci come cittadini, indipendentemente dall'azienda in cui lavoriamo. La pandemia ci ha insegnato in questi anni che il digitale riduce le differenze, perché l'accesso al digitale ha consentito alle persone di lavorare da casa, di poter far seguire le lezioni ai propri figli in DAD, e allora se l'accesso al digitale è disponibile per tutti, questo è una delle leve con cui ridurre le disparità anche sociali, non solo di competenza tecnologica. Però certo, bisogna avere quell'accesso da un lato e bisogna guadagnare una consapevolezza fondamentale, e cioè che il futuro passa da nuove competenze, non necessariamente da nuovi mestieri, ma da mestieri che si arricchiscono, anche se antichi, di competenze digitali. Vale anche per gli insegnanti, no? Noi, tramite la nostra FastWeb Digital Academy, che offre corsi gratuiti sulle digital skills, abbiamo per esempio formato gli insegnanti a ampliare le loro conoscenze per poter cambiare la didattica nel momento in cui si passava da quella fisica a quella in DAD. Ecco, se noi non aggiorniamo il nostro modo di fare anche un lavoro che facciamo da anni, grazie a nuove competenze, allora si potrebbero ampliare le differenze. Ma se faccio mio il pensiero che questo adeguamento e che questo digitale siano un mezzo, non un fine, allora io posso usare questo mezzo per rendere più facili le opportunità di lavoro, ma anche di vita e di divertimento. Noi abbiamo lanciato una campagna quest'anno che si chiama Connessi contro il bullismo. Il bullismo digitale esiste, no? Il cyberbullismo ha una sua identità, però il digitale nello stesso modo può invece aiutare l'inclusione. Ci sono dei virtual game che oggi sono metafore di vite inclusive, di accettazione della diversità. E noi invece magari pensiamo che se i nostri figli sono troppo attaccati al gaming via PC stiano perdendo tempo, ma se fosse semplicemente un altro modo di imparare, certo, oltre a quello che si può fare sui libri, ecco, bisogna sempre avere consapevolezza e ricordare che il digitale è un mezzo, non è il fine. Assolutamente, ecco, peraltro punto fondamentale, visto che ci stiamo avviando alle conclusioni non solo della nostra chiacchierata ma proprio anche di questa giornata, quello di un cambio di mentalità, cioè di capire che evidentemente gli input che arrivano oggi, che sono diversi, non sono necessariamente nocivi perché diversi, ma anzi possono darci magari quel valore aggiunto. Proprio in un minuto le chiedo, e così ripeto, chiude anche la giornata con me su un punto fondamentale. Lei ha parlato di skills, quali sono le più importanti da ricercare e che comunque magari voi come azienda ricercate nelle persone che arrivano a lavorare per voi e che quindi selezionate? Allora, mi piace pensare, visto che siamo in chiusura, che tutti dobbiamo abituarci più che a singole skill a un nuovo mindset, perché le skill che possiamo citare oggi magari fra 5 anni non sono più quelle del momento. Il punto è, come dicevamo poco fa, riuscire ad avere un mindset digitale. Avere un mindset digitale significa avere un mindset pronto per il futuro e pronto ad acquisire nuove skills. Certo, oggi vanno di moda e sono trendy alcuni mestieri del presente e del futuro: data scientist, cloud architect. E allora uno pensa di dover acquisire competenze iperspecifiche o solo informatiche. Ecco, non è questo il modello del lavoro del futuro. Andranno sempre anche i filosofi, purché adeguino quel modo e quel mindset anche all'uso del digitale. Ok, bel lavoro del futuro.
Guardi, grazie perché siccome siamo in chiusura, siamo proprio partiti con questa giornata di lavori con questo concetto, no? Del fatto che avremmo ragionato su come si è evoluto il mondo del lavoro e beh, il lavoro del futuro che è già quello del presente, anche perché tutto si evolve molto molto velocemente, però abbiamo davvero, credo, messo sul tavolo tanti spunti importanti. Quindi io ringrazio Luciana De Laurentiis, Head of Corporate Culture and Inclusion di Fastweb. Naturalmente mi auguro di risentirla presto, anche per capire come questi processi riusciranno a essere sempre più fluidi e veloci, no? Che è quello di cui abbiamo bisogno. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. E grazie anche a tutti voi che ci avete seguiti. Questa era l'ultima tavola rotonda di questa giornata molto interessante che interessa veramente tutti indipendentemente dai settori di riferimento. Continuate a seguirci sulle fonti TV, sul nostro sito lefonti.tv trovate già il calendario degli eventi aggiornato con tutti i prossimi appuntamenti, perché ce ne sono e ce ne saranno molti altri, proprio a sottolineare l'importanza di un tema che non deve essere discusso solo in un'unica occasione, ma poi deve essere portato assolutamente avanti. Quindi grazie ancora a tutti i relatori che sono intervenuti e a voi che siete stati collegati con il nostro Le Fonti HR Forum e vi auguro un buon proseguimento di giornata.